C'è una sostanziale stabilità in merito ai casi di positività Covid in Italia, ma la circolazione del virus resta ancora alta. Si intravedono i primi segnali di un nuovo possibile aumento della curva. Secondo l'ultimo bollettino, i ricoveri ordinari sono di 10.050, le terapie intensive restano a 416, 24.878 i contagi, 93 i morti. L'incidenza settimanale a livello nazionale scende a 675 casi ogni 100.000 abitanti. A fine aprile non ci sarà più l'obbligo di indossare le mascherine al chiuso. In realtà questa disposizione fa discutere gli esperti, e non solo, tanto che si sarebbe decidendo di mantenere la mascherina solo in alcuni luoghi. Alla fine del mese scade l'obbligo di avere la certificazione verde per diverse attività. Da oggi l'antivirale Paxlovid di Pfizer è disponibile anche nelle farmacie con ricetta medica. L'Organizzazione Mondiale della Sanità lo consiglia per i non vaccinati, anziani, immunodepressi. La pillola anti-Covid Paxlovid, si legge sul sito AIFA, è indicata per il trattamento di pazienti adulti che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono ad elevato rischio Covid, come ad esempio i pazienti affetti da patologie oncologiche, malattie cardiovascolari, diabete mellito con non compensato, broncopneumopatia cronica e obesità grave. Intanto arriva negli USA il primo test diagnostico del respiro. Il dispositivo, che può rilevare 5 composti organici volatili associati all'infezione da SARS-CoV-2, può fornire una risposta in circa 3 minuti. Autorizzato dalla Food and Drug Administration americana, ha superato una serie di test di sperimentazione su 2.400 pazienti.